quanti si sono messi in collegamento adesso. Rita, dimmi tu se quando possiamo Sì, incominciare. Il allora sono le telefono 18 è già collegato, attendiamo e 18. Giulio Gamardella e 18.05 Vito a voi. Campanelli. Ricordo che Antonio Motta è un cilentano doc, come si ama definire, ed è un tour operator che lavora soprattutto nel mercato tedesco, quindi sarà molto interessante ascoltare dalla sua antenna in Germania che cosa sta accadendo e accadrà dal punto di vista di questa stagione probabilmente mai iniziata o che speriamo inizi quanto prima. Giulio Gambardella, direttore di Federalberghi, Carte Fregrei, membro di WM Day Team, e poi la collega che ho già avuto modo di presentare, che insieme a me avete la possibilità di vedere adesso, che è Rita Covello, non solo fondatrice di Artes, ma anche property manager e personal concierge, che opera a Sorrento. Quindi abbiamo un parterre di persone che hanno grande esperienza nel settore dell'alberghiero e aspettiamo ancora qualche minuto la presenza di quanti si sono iscritti e dopodiché partiamo. Ricordo di tenere spento il microfono e la videocamera, salvo nel momento in cui apriremo per il dibattito, per le domande e l'interazione con i nostri ospiti. Dimenticavo, chiedo scusa, un altro nostro relatore esperto, Vito Campanelli di Wonderful Italy, grande esperienza nella gestione dell'esalberghiero, e quindi cercheremo insieme con loro di affrontare un po' i temi legati alle opportunità del mercato oggi, così come man mano si va chiarendo ed evolvendo la situazione, le condizioni di operatività alle quali che dobbiamo garantire in un qualche modo, e poi anche le prospettive, tenendo conto che vedremo che chi vuol fare questo lavoro non può lavorare day by day, ma ha bisogno di una visione, di una prospettiva di lungo periodo. E ancora qualche minuto e partiamo. Sì, vedo che stanno arrivando qualcos'altro. Rita, sai dirmi degli altri interlocutori? Se sono... Mi sembra che Giulio Gambardella sia collegato. Se Sì, magari è gli chiedo collegato, Antonio è cortesemente di collegato. provare l'audio e il video, Sì, così ci sono, anche ho il piacere di salutarlo e ringraziarlo per essere con noi stasera. E Mi sentite? Io ci sono. ancora Vito Campanelli. Ci sono, mi sentite? Perfetto, ok. Sentite anche Molto me? bene, quindi come relatori Con dovremmo me? essere tutti. Sì. Vi chiedo di quindi aprire almeno il video in modo tale che possiamo presentarci ai nostri interlocutori in questa serata ormai estiva. C'è qualcun altro? Magari chiediamo agli altri di spegnere il video così potete vedere meglio i vari relatori. E allora, mi sembra che Vito c'è, Rita Covello anche, Giulio Gambardella è presente, Antonio Motta ci eravamo collegati Sono qua. prima e quindi penso che sia anche con noi. Bene, allora io direi di incominciare anche per rispetto a quanti sono stati precisi e puntuali. E allora, do il benvenuto a tutti a questo incontro sul tema extraalberghiero, salvare la stagione e costruire il futuro. Come abbiamo detto, stiamo cercando di ripartire timidamente insieme a tutto il comparto turistico, tutti coloro che operano in questo settore variegato che è l'extraalberghiero. Ovviamente stiamo affrontando una stagione totalmente diversa dalle precedenti. Il virus ci ha beccato proprio nel periodo in cui iniziava la stagione, ovvero iniziava a realizzarsi quel fenomeno del prima vacanza, della prenotazione,
della, che peraltro era già iniziato, quindi che è stato bruscamente interrotto, e quindi poi oggi le prospettive sono quelle che conosciamo tutti. Sono necessari, come vedremo, coraggio, creatività, convinti che questa tragedia, che è stata una tragedia sanitaria che ha colpito magari molto di più in alcune regioni, meno in altre, ma si è trasformata immediatamente anche in una grande crisi economica, che però potrebbe, siamo convinti, concorrere a scremare il nostro settore, a creare qualità, a far sì che chi ama questo lavoro con passione, con professionalità, con una visione del turismo, ovviamente adeguatamente sostenuto da una serie di provvedimenti che ci auguriamo non arrivino e arrivino subito in modo efficace e in modo appropriato, con il tempismo che serve a chi giorno dopo giorno deve rispondere a esigenze, e quindi il grande tema della liquidità. E dicevo, può essere l'occasione, nonostante incertezze, direttive non sempre chiare, di poter ripartire e quindi capire come focalizzarsi su un attuale mercato che sicuramente è diverso da quello precedente, riattivare le prenotazioni, i servizi, cosa vuol dire, e quindi poi affrontare in un qualche modo le sfide del turismo, che ricordo fosse comunque un settore in grande crescita. Quindi noi dobbiamo riprendere l'entusiasmo e diciamo riprendere tutta la professionalità che serve per risalire la china e posizionarci sui livelli che, soprattutto come Italia, sono quelli a cui possiamo aspirare. Quindi con i nostri interlocutori stasera vogliamo affrontare, come dicevo, le opportunità di mercato, le condizioni operative nelle quali dobbiamo convivere, quindi le opportunità e le minacce che dobbiamo assolutamente, con le quali interfacciarci, e poi ragionare in termini di prospettive, non ultimo rispetto al grande tema di come poter lavorare in termini di sistema nelle località turistiche, creando relazioni che consentono di servire più il cliente, ma nello stesso tempo anche di integrare il nostro reddito diretto delle nostre strutture. Quindi il grande tema di allargare alle esperienze da far vivere ai nostri turisti, ai servizi di ancillaries che noi possiamo proporre ai nostri ospiti nelle nostre strutture. E allora do il benvenuto e ringrazio tutti i nostri ospiti di stasera, che ho avuto modo di presentare e che adesso di volta in volta vi presento, dando in ordine la parola. E allora vorrei che Rita, dal suo punto di vista come property manager e come personal concierge, inizi un pochino a rispondere alle domande che abbiamo posto al centro della nostra chiacchierata di stasera. Lasceremo gli ultimi 20 minuti per appunto il dibattito e l'interazione, con l'attenzione ad essere brevi ed efficaci tutti quanti. Grazie. Allora, giusto, vedo che c'è Grazia Stocco che ha condiviso il video, forse magari può rimuovere la condivisione, così non vediamo la sua posta. E così non ci distraiamo. Ok. Allora, sì, buonasera a tutti. Dunque, io sono circa 10 anni che gestisco delle ville e delle case vacanze nell'area di Sorrento. Sono tutti immobili nati come seconde case, di cui quindi i proprietari si occupano ancora molto attivamente. In alcuni casi le usano ancora come per alcuni brevi periodi di vacanza. Quindi diciamo che mi sono ritrovata a fare una funzione di property manager abbastanza complessa, perché mi interfaccio costantemente da una parte con i proprietari, e quindi devo mediare tra le esigenze di marketing, quindi di vendita di queste proprietà dal punto di vista turistico, ma anche l'attaccamento che i proprietari hanno verso queste che sono proprio le loro case. Quindi bisogna trovare il modo di produrre reddito, ma nello stesso tempo di trattare con i guanti bianchi la casa, l'immobile.
Quindi che cosa succede? Che proprio per questo abbiamo messo, diciamo, al centro dell'accoglienza e quindi anche del servizio che davo anche ai proprietari, un servizio diverso, molto accurato verso gli ospiti. Quindi un servizio di personal concierge, che io in realtà definisco quello di guest sitting, perché alla fine si diventa delle sorte di babysitter del guest, quindi che va ben oltre un semplice personal concierge, che ha un doppio valore. Quindi gli ospiti vengono accolti, coccolati, accompagnati sia prima, sia durante, sia dopo il loro soggiorno, e nello stesso tempo si dà anche ci si prende cura anche della casa, quindi dell'immobile in sé, perché io non tratto l'immobile come un semplice luogo che consegno in mano a qualcuno dandogli le chiavi, ma in qualche maniera è anche un luogo di cui io ho cura attraverso la cura che ho degli ospiti. Quindi è qualcosa di molto sottile e che si capisce quando effettivamente poi tu hai a cuore l'immobile, no? Che curi, che non è più semplicemente un qualcosa che dai ma di cui non ti interessa. Facendo questo lavoro, che cosa è successo? Abbiamo sviluppato ovviamente moltissime proposte anche di esperienze sul territorio che coinvolgevano partner locali, affidabili, professionali. Questo lavoro è cresciuto di anno in anno e ha portato a una valorizzazione fortissima delle strutture. Cioè, cosa è successo? In alcuni casi, addirittura, attraverso queste numerose recensioni positive, molto positive, sia sull'assistenza che sulle esperienze, noi siamo riusciti a posizionare la casa o comunque la struttura in una fascia di mercato e di prezzo molto più alta rispetto a quella che sarebbe stato il suo valore normale, e soprattutto intercettando una clientela alto spendente, soprattutto americana. Poi questa zona ovviamente ha una fortissima presenza di mercato anglosassone e comunque americano. Ed è qui che è nata la mia collaborazione con Artes, poi la mia partecipazione anche come socia. Cioè io sentivo l'esigenza di creare dei prodotti che fossero sempre più originali, innovativi, coinvolgenti. A inizio di quest'anno noi avevamo un riempimento delle strutture e soprattutto delle prenotazioni di esperienze che erano veramente importanti. Cioè avevamo una percentuale altissima anche rispetto agli anni precedenti di prenotazioni anticipate anche sulle esperienze. Quindi il lavoro che era stato fatto aveva funzionato, la zona andava benissimo perché veramente aveva una stagionalità lunghissima, aveva una presenza elevatissima. Poi è arrivato il Covid e praticamente ha cancellato tutto, cioè non è rimasto nulla. Ora dobbiamo ripartire, non si riparte da zero, però sicuramente bisogna modificare i target e anche le modalità di vendita e cercare di distinguersi, perché alla fine è quello che bisogna fare. Inoltre c'è un problema, nel senso che soprattutto in questa zona, che magari differentemente da altre, il mercato era soprattutto quello americano che la faceva da padrone e che quindi chiaramente noi abbiamo perso. Dobbiamo rivedere anche un po' l'approccio al mercato, perché dobbiamo cercare di salvare una stagionalità che avevamo molto lunga e che ci era garantita dal fatto che noi avevamo varie stranieri di varie provenienze, quindi coprivano da marzo fino a novembre. Ecco, per fare un esempio, noi abbiamo e abbiamo sempre avuto tedeschi che riempivano tantissimo i mesi di settembre-ottobre, che quindi o anche aprile-maggio, quindi andavano ad allungare la stagionalità e riempire periodi che erano anche invece morti per altri tipi di clientela. Quindi quest'anno dobbiamo dimenticarci gli americani, dobbiamo puntare agli europei, che sono quelli più vicini. Adesso sentiremo anche da Antonio come ci vedono questi europei, vogliono venire ancora in Italia, quanta voglia hanno di venire da noi. C'è poi il discorso del mercato di prossimità, il mercato italiano, che però personalmente io non ritengo una soluzione, cioè è una soluzione temporanea che quindi può rappresentare sicuramente un mercato, ma che soprattutto per queste zone non è e non sarà la soluzione. Perché? Perché il mercato italiano è un mercato che comunque ha una stagionalità molto ristretta e usufruisce molto poco di tutti gli altri servizi del territorio e quindi anche di esperienze o di altri tipi di servizi. Quindi attenzione, perché io ho sentito molte persone in questo periodo dire: puntiamo sugli italiani, gli italiani, facciamo il turismo di prossimità. Ecco,
per quest'anno va bene, per carità, non li escludiamo, però non è la soluzione. Noi dobbiamo ricostruire un mercato e un turismo che viene in primis dall'Europa e poi, appena si potrà, perché ovviamente per il momento ancora non è possibile, da tutto il mondo, e dobbiamo farlo cercando di, da una parte, dare qualità, professionalità, e ora vediamo anche che cosa ci suggeriscono gli esperti del settore. Ecco, io oggi sono, tra virgolette, mi pongo come quella che vi fa le domande, cioè io sto verificando che, per esempio, una bella cosa che abbiamo avuto dai clienti tedeschi soprattutto è stata lo spostamento della prenotazione di un anno o di una stagione, quindi non hanno annullato ma hanno rinviato, il che vuol dire io voglio venire non ora ma tornerò. Ecco, come fare anche, e quindi chiedo anche a voi che siete qui, per esempio per invogliare le persone che hanno cancellato già o stanno cancellando a dire venite comunque, prenotate per un altro periodo, noi ci siamo, continuiamo a dare un servizio di alta qualità e cerchiamo di migliorare anche, no, nel servizio, e di cercare di limare tutte quelle difficoltà che magari c'erano fino all'anno scorso e che alcune tipologie di clientela soffrivano, perché sicuramente noi eravamo arrivati anche a un punto di un over tourism, quindi sicuramente c'erano alcune tipologie di ospiti che soffrivano alcune di queste situazioni un po' affollate. Quindi ecco, la situazione è un po' questa. Questa è una zona sicuramente particolare che non riflette probabilmente il mercato completo italiano, che è molto variegato, ma è sicuramente una, come dire, un modello sul quale poi possiamo riflettere anche per altre regioni. Quindi io adesso passerei la parola in primis ad Antonio, proprio perché sono curiosa, e credo lo siamo tutti, di sapere cosa pensano di noi i turisti all'estero. Cioè, voi che avete un tour operator tedesco e lavorate in Italia, ecco, che cosa dicono i vostri clienti? Antonio, se puoi collegare il microfono. Eccoci, mi sentite? Mi sentite? Vai, perfetto, grazie. Mi sentite? Sì, pronto? Sì, bene. Sentite? Sì, ok. Eccoci. Perfetto, buonasera a tutti. Sono Antonio Motta, sono uno dei due soci della Celentano, che è un'agenzia di intermediazione che esiste da 20 anni qui in Baviera. Abbiamo strutture Napoli Centro, Cilento, Calabria, Puglia, Sicilia. E cosa dicono i tedeschi? Hanno sicuramente molta voglia di tornare in Italia. Noi qui abbiamo, cioè, il lockdown non l'abbiamo vissuto come l'avete vissuto voi. Cioè, diciamo che noi siamo stati nella fase 2 da sempre, quindi non c'è mai stata questa restrizione così stringente, quindi le persone comunque sono abituate già al distanziamento sociale, alla mascherina nei vari ambienti, e abbiamo avuto la fortuna di avere, come dire, un governo molto coeso anche con le opposizioni, quindi si ascolta, ecco. Quindi adesso, da quando sono hanno levato le limitazioni sui consigli di viaggio, perché non è mai stato vietato viaggiare, ma si consigliava di non viaggiare, e quindi dal 15 si può ritornare in Italia tranquillamente, ovviamente siamo subissati di domande del tipo sulle spiagge, come sono organizzate, come si farà, i ristoranti, i musei, gli scavi, i mezzi pubblici, quali soprattutto sono le direttive che ci sono in Italia. C'è un po' l'idea che in Italia sia ancora quasi chiuso, no? E quindi, perché arrivano pochissime notizie, non c'è stata fatta una politica di informazione, secondo me, dall'Italia qui in Germania, quindi non si ha una contezza di quello che realmente succede lì.
Ovviamente noi quello che facciamo è dare delle risposte, quindi ci informiamo continuamente, almeno questo faccio io leggendomi le migliaia di pagine di decreti che di volta in volta arrivano. Cliente medio ha spostato l'anno prossimo, noi stiamo tra l'altro anche ricevendo già adesso delle prenotazioni per il 2021, perché diciamo che qui programmano le vacanze con un largo anticipo. Stanno ricominciando, noi abbiamo perso la stagione di Pentecoste che per noi è molto importante, quindi appena terminata queste 2 settimane, perché qui in Germania le vacanze scolastiche sono frammentate a seconda delle regioni, per cui capita che magari facciano le vacanze a settembre, le fanno anche ad agosto, quindi bisogna sfatare questo falso mito che i tedeschi non vanno in vacanza ad agosto. Non è vero. E cosa dire? Stiamo ricominciando piano piano, hanno una gran voglia di tornare in Italia. Qualche cliente ha dei timori perché legge su Facebook che noi italiani odiamo i tedeschi, e quindi bisogna ricordarsi magari di non confondere i governi, l'Europa col popolo tedesco, che è un po' diverso. E niente, quindi stiamo ricominciando. La cosa fondamentale è che il tedesco parte dalla Germania con già tutto organizzato, quindi quello che io consiglio sempre, anche i servizi, tutto, cioè di dare un pacchetto quasi completo, no? Quindi ho l'opportunità di poter prenotare delle cose, perché adesso non so, viene in mente dei clienti che ci hanno chiesto di prenotare un lido, vanno giù a metà luglio, quindi vogliono arrivare già avendo tutto quanto predisposto. Quindi infatti io dico sempre che partono con le guide in tasca, non le comprano lì. Di altro non mi viene in mente nulla, se avete qualche domanda sono qua. Quindi Antonio, il consiglio è quello per il mercato tedesco di una comunicazione molto chiara, da quello che capisco, Sì, esatto. proporre tutto quello che si può fare sul territorio in maniera precisa, perché effettivamente oggi è un problema che abbiamo anche noi, cioè il territorio si sta aprendo ma in maniera frammentata, quindi noi stessi che lavoriamo sul territorio a volte abbiamo problemi a capire che cos'è che funziona e che non funziona e quindi ovviamente cercare il più possibile di avere informazione da dare e la possibilità di prenotare tutto in anticipo, magari ancora più in anticipo di quanto non facessero già i tedeschi prima, nel senso che oggi forse ancora di più sentono l'esigenza di avere tutto sicuro in qualche modo, no? Mi confermi? Ma sì, ovvio, perché se insomma ci mettiamo, sì, esatto, se ci mettiamo nei panni delle persone che vanno in vacanza, sono magari le 2 settimane che fanno al mare, in un paese che comunque è straniero, no? Con un'altra lingua, e quindi vogliono sapere dove andare e programmarsi un po' tutto, no? Persino io, amici ristoratori lì a cui ho chiesto di fare un menù cilentano, no? Quindi sapere esattamente cosa andranno a mangiare. Loro sanno già prima che vanno lì e mangeranno questo, quello, quello e quell'altro. Cosa c'è dentro in quel piatto, come mai, perché? Io direi che può essere interessante continuare a fare questo giro sul mercato, sulle caratteristiche di questo mercato, così come si sta evolvendo, e quindi chiederei a Giulio anche, ovviamente da un altro punto di vista, da un'ottica di Federalberghi. Sì, buonasera a tutti. Sì, non solo come ottica di Federalberghi, forse perché noi diciamo, io mi presento, insomma, Giulio Gambardella, sono appunto direttore di Federalberghi Campi Flegrei e inoltre da un po' di anni, da almeno 10 anni, da 8 anni, ho una società di consulenze che segue proprio alberghi e extraalberghiero. Quindi in qualche modo diciamo, abbiamo comunque interesse a capire quello che accade. E volevo proprio collegarmi alla domanda di Rita e in realtà alla risposta di Antonio, perché noi per capirci qualcosa in realtà negli ultimi mesi abbiamo cercato un po' di dati dalle piattaforme che fanno prenotazione.
E su quello che siamo riusciti a mettere insieme, che ovviamente è un dato, diciamo, che non è statistico puro e che non può essere sicuramente Vangelo, è sicuramente un'indicazione. E abbiamo tracciato queste prenotazioni nelle ultime 4 settimane. Quello che ci interessava capire era al momento della caduta del blocco in qualche modo, la fatidica data del 3 giugno. Che cosa avrebbe comportato sul mercato? Ed effettivamente, non so se su questo Antonio mi può confermare o meno, noi avevamo rilevato che, per esempio, il mercato tedesco nelle prime settimane del lockdown era abbastanza fermo, non aveva prenotato l'estero, mentre negli ultime 2 settimane, quindi sto parlando, diciamo, nella settimana che va dal 3 al 10 giugno e quella precedente, ha iniziato a prenotare. E però purtroppo sta prenotando Spagna e Grecia principalmente. E questa, diciamo, era una cosa che ci aveva un po' sorpreso, proprio sapendo la volontà dei tedeschi di venire in Italia. Abbiamo però notato che poi nell'ultima settimana, quindi questa dal 3 al 10, c'è stato un bel incremento di prenotazioni dal mercato tedesco e il 5% del complessivo prenotazioni fatte dai tedeschi erano proprio su destinazioni italiane. Quindi in qualche modo, diciamo, ci hanno messo un po' di tempo, ma stanno iniziando a prenotare. E sono d'accordo, secondo me, con Antonio, che quello che manca probabilmente è la corretta comunicazione nei diversi paesi di provenienza del cliente, del fatto che in Italia in questo momento siamo praticamente aperti. Perché non, diciamo, da oggi in poi, credo, o dal 12 in poi, apriranno anche le discoteche, quindi, come dire, non ci manca veramente più niente. Abbiamo riaperto tutto. E quindi forse questo è un messaggio che non è passato effettivamente correttamente all'estero. Io mi rendo conto anche che, come diceva Rita, anche ecco, in questo caso dal punto di vista, diciamo, di Federalberghi, noi poco prima diciamo del crollo delle prenotazioni, quindi dello scoppio dell'epidemia Covid, qui come destinazione sui Campi Flegrei, che siamo una piccola destinazione turistica poco conosciuta e con un mercato adesso devo dire fortunatamente anche abbastanza italiano, e quindi in questo momento siamo abbastanza avvantaggiati, avevamo cercato di mettere insieme un po' proprio per fornire quelle proposte di turismo esperienziale che vengono richieste oggi a tutti i livelli, che siano per l'extraalberghiero, che siano negli alberghi, insomma, tutti ormai vogliono turismo esperienziale. Avevamo messo insieme un calendario con tutti gli attori del territorio. E quello che ci siamo trovati costretti, tra virgolette, ma quello che stiamo cercando di fare è rimappare il territorio, cioè rimappare le esperienze, cercare di capire in realtà chi ha veramente riaperto, in che modo ha riaperto. I tour esperienziali sono ripartiti, ma ovviamente sono stati rimodulati. Ci sono modalità di fruizione un po' diverse, con gruppi un po' più piccoli, con attività diversificate. E questo, secondo me, è fondamentale ed è un lavoro che, se non, diciamo, fatto a livello di destinazione, è un suggerimento, diciamo, che faccio a tutti i proprietari di strutture extraalberghiere, cioè a chi lavora nell'extraalberghiero, di cercare di mappare la propria rete di fornitori di servizi esperienziali, perché in questo momento è quello che dobbiamo comunicare al turista che arriva. Proprio perché, e questo è sicuramente così per il mercato tedesco, ma ritengo che sia così un po' per tutti. In realtà, se pensiamo a noi quando andiamo in vacanza, succede la stessa cosa. Noi in questo momento, in questo momento in particolare, abbiamo bisogno di comunicare non solo più la nostra struttura, ma sempre più l'intera destinazione, perché io mi devo sentire sicuro di andare in un determinato luogo. E quindi sì, ovviamente, dire, il luogo che scelgo per soggiornare deve essere sicuro e garantito, ma devo anche riuscire a far percepire che la mia destinazione è tutta sicura e quindi che i ristoratori applicano i loro protocolli, che le attività di turismo esperienziale sono sicure, che le spiagge sono in linea con quello che viene richiesto, proprio perché
Oggi, secondo me, la comunicazione fondamentale arriva a livello di destinazione molto più che a livello singolo di struttura. Grazie Giulio. Sì, volevo solo intervenire un Sì. attimo, Giulio. Prego Antonio. Mi sentite? Sì, certo. Ecco, Giulio, dicevo, sì, sono d'accordo con te, però per la Germania la riapertura dell'Italia non è il 3, ma il 15, cioè il momento in cui il governo federale ha levato le limitazioni dei consigli di viaggio. E quindi dal 15 sì, sono ripartiti e non vedono l'ora di No, no, ripartire. quello sì. Dopodiché noi per esempio, noi per esempio stiamo scrivendo cercando di scrivere sul sito delle FAQ, sulle domande che ci fanno. È un po' difficile, devo dire, perché per esempio prendiamo solo la Campania, anche solamente il Cilento, a distanza da paese a paese cambiano le normative, per esempio sulle spiagge. Cioè una spiaggia libera fa in una maniera, un'altra fa in un'altra. Quindi è veramente un po' complicato fare questo lavoro che sicuramente va fatto, però è molto complicato. È per questo che dicevo, va organizzato a livello di destinazione, cioè dovrebbe essere in questo momento la destinazione a fornire le informazioni, perché mi rendo conto che dall'esterno diventa Esatto. praticamente impossibile. Ancora oggi ci sono dei paesi che non hanno un piano spiaggia, eh? Esatto, concordo. Ecco, io vi posso dire che per esempio tutti i comuni intorno a Sorrento hanno fatto il piano spiaggia, l'unico comune che ancora non ha il piano spiagge libero è Sorrento, cioè per dirvi l'assurdità nella quale stiamo vivendo, nel senso che i comuni limitrofi meno turistici, quindi che avevano bisogno di organizzarsi meglio, hanno fatto il piano spiaggia per quanto riguarda le spiagge libere, perché chiaramente quelle con gli stabilimenti ci sono le direttive nazionali. Sorrento, che in realtà di spiaggia libera ne ha poca, ma comunque ne ha, non ha ancora il piano spiaggia. Quindi quello che si può fruire sicuramente è quello a pagamento. Però noi sappiamo anche che ci sono fasce di clientela, ma anche e soprattutto di come dire, nazionalità che sono abituate a usufruire della spiaggia libera, cioè l'idea che debbano andare in uno stabilimento a pagare non è una cosa che deve essere istituzionalizzata. E Sorrento non ha il piano spiaggia, quindi effettivamente è molto difficile anche per noi capire come muoverci. Cioè io ho delle case in comune Sorrento e delle case in comune Massa Lubrense e ho delle direttive che sono totalmente diverse. Quindi anche i proprietari, ecco, altra problematica, hanno paura. Cioè, molti proprietari mi hanno detto, no, ma io quest'anno lascio perdere, non faccio niente perché non so cosa devo fare, come devo mettere la casa, perché poi ogni comune, l'altro problema, non c'è una direttiva che prende un'area geografica come dovrebbe essere quella della penisola, piuttosto, ecco, che deve, ma comune per comune, quindi chiaramente diventa un gran caos. Io vorrei coinvolgere Vito Campanelli in questo dialogo che, come avete visto, dal mercato e da che tipo di mercato possiamo interfacciare, si sta inevitabilmente spostando sulle problematiche gestionali, quindi su cosa siamo in grado di offrire ai nostri ospiti. Quanto più è confusa il prodotto, tanto più ovviamente rischiamo di perderli, come giustamente Giulio diceva. Hanno prenotato dove c'erano più certezze, no? Nonostante la Spagna, tutto sommato, da un punto di vista di reputazione Covid, diciamo, non era da meno rispetto all'Italia, no? Però la chiarezza nell'ambito delle de destinazioni e della comunicazione esterna probabilmente ha fatto la differenza e ha iniziato a orientare o riorientare ipotesi di turismo in Italia, in altre parti. Allora, avvito che vorrei che potesse diciamo, dare un suo contributo sul termine delle caratteristiche del mercato, ma poi entriamo con lui nel vivo degli aspetti gestionali, cioè della familiarità con i protocolli o la confusione tutta italiana e tutta da campanile.
dei diversi tipi di protocollo, l'intelligenza quindi di attivarli da parte dei gestori dell'ospitalità alberghiera ed extraalberghiera. So che molti sono in confusione anche da un certo punto di vista, e soprattutto la capacità di attivarli dal punto di vista gestionale e della comunicazione. Mi sembra che il tema della comunicazione stia diventando sempre più centrale. A te, Vito. Sì, grazie e buonasera. In realtà, quello che tu dici è proprio il tema che è stato centrale sin dall'inizio, superato lo shock iniziale, uno shock emotivo ovviamente, abbiamo come Wonderful Italy puntato su un protocollo di sicurezza. E abbiamo cominciato a lavorare sin dalle prime indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, successivamente sulle indicazioni di Federalberghi e delle varie regioni nelle quali operiamo, e è venuto fuori un protocollo molto avanzato, credo, e dopodiché siamo passati a comunicare questo protocollo, che è stato infatti ripreso da vari media, e quindi abbiamo in qualche maniera orientato la nostra comunicazione su quello che ci sembrava la domanda fondamentale. Indipendentemente dalla provenienza degli ospiti, ci rendiamo conto che la preoccupazione principale per tutti quanti era quella di sapere di prenotare delle strutture in particolare extraalberghiere, noi ci occupiamo di extraalberghiero, di case sostanzialmente, che potessero offrire una garanzia dal punto di vista della sanificazione, garanzie dal punto di vista delle procedure di accoglienza. E proprio su questo abbiamo lavorato e credo che alcuni riscontri molto positivi che stiamo avendo in termini di prenotazioni siano da attribuire proprio a questo tipo di lavoro che abbiamo fatto, al modo chiaro nel quale abbiamo comunicato. In sostanza, noi offriamo sicurezze a persone che sono alla ricerca di sicurezza in questo momento, e quindi li rassicuriamo sul fatto che possono venire tranquillamente nelle nostre case, troveranno delle case pronte ad accoglierli in piena sicurezza. Dopodiché è chiaro, abbiamo fatto delle riflessioni sul fatto che, come emerge poi da tutti quanti gli studi che sono stati fatti in questi mesi, ci saremmo confrontati prevalentemente con un mercato italiano, essendo invece abituati a lavorare prevalentemente con gli stranieri. Questo ovviamente ha comportato la necessità di correggere il tiro sia dal punto di vista della comunicazione, ma anche dal punto di vista dell'offerta. Quindi abbiamo provato a capire che tipo di strutture ci avrebbero chiesto, con quali caratteristiche, e quindi abbiamo lavorato prevalentemente, ma non esclusivamente, sul fuori città, quindi non tanto sulle città sulle quali lavoriamo, sui centri storici, eccetera, eccetera, le città d'arte, ma su ville. È banale dire villa con piscina o villa con discesa a mare, ma in genere ville che potessero praticamente far prefigurare alle persone che prenotavano diciamo, quel famoso isolamento sociale di cui si è parlato anche troppo in questi mesi, la garanzia appunto di poter essere totalmente indipendenti, quindi di cucinarsi, di trascorrere il proprio tempo con la famiglia o con amici, quindi anche ville grandi, con la possibilità di accogliere contemporaneamente tante persone, per dare la possibilità, ad esempio, a famiglie o a gruppi di amici di viaggiare insieme e di passare del tempo insieme. Da questo punto di vista abbiamo avuto e stiamo avendo dei riscontri estremamente positivi in termini di prenotazioni. Abbiamo poi, diciamo, questo da ultime notizie, proprio che in queste ore tanti media nazionali stanno riprendendo, abbiamo commissionato
un'indagine per capire praticamente quale tipo di vacanza gli italiani si apprestano a vivere. E in realtà praticamente questa ricerca condotta da Quorum Utrend proprio su nostro incarico ha evidenziato come gran parte degli italiani prevedono di andare in vacanza, e questa è già una risposta confortante, no? E le percentuali sono davvero molto alte, in tanti già hanno deciso e hanno prenotato, ma l'elemento secondo me più interessante poi è il tipo di destinazione che stanno scegliendo, quindi quello che si diceva prima, turismo di prossimità, e il tipo di struttura, con questa fortissima attenzione ovviamente alla sicurezza sanitaria di cui vi parlavo prima. In sostanza siamo stati bravi o siamo stati fortunati, ma le scelte che abbiamo operato in questi mesi sembrano praticamente andare proprio nella direzione di quelle che sono le domande per quest'estate, quindi le domande di un pubblico prevalentemente italiano, domanda di sicurezza, domanda di strutture con tipologie che hanno delle caratteristiche un po' differenti da quelle che invece hanno fatto la parte da leone negli ultimi anni. E mentre invece per quel che riguarda le città, da questo punto di vista parlo per quella che è la mia angolo di osservazione più prossimo, io sono napoletano e vivo a Napoli, ma anche le altre città nelle quali operiamo come Wonderful Italy sembrano praticamente avere una ripresa un po' più lenta, però ho due dati confortanti che probabilmente anche Antonio Motto ci potrà confermare. Questa è un'estate, sarà un'estate, chiamiamola estate, comunque una stagione molto lunga, in cui tanti che non potranno viaggiare a luglio e agosto, mi riferisco soprattutto agli europei, cioè francesi, tedeschi, insomma quelli che di solito affollano le nostre città d'arte, stanno spostando le proprie prenotazioni a settembre-ottobre. E questo è un dato interessante. L'altro dato, che qualcuno di voi ha anticipato prima, non mi ricordo di, questa crisi, in particolare nelle città, in città come Napoli, nelle quali si era arrivati a livelli parossistici di offerta, sta facendo una bella pulita, perché tutti quelli che avevano una prospettiva di nemmeno di medio termine, immediata, di guadagno immediato e a ogni costo, sta uscendo velocissimamente dal mercato. In tantissimi già sono usciti, e a settembre si prevede l'uscita di un numero di persone notevoli, il che va nella direzione di una maggiore professionalizzazione del mercato, il che è sicuramente molto positivo. Chiaramente è inutile nasconderci qualche lo scotto di quello che è successo lo pagheremo, e chiaramente sarà difficile riportare i nostri indici a quelli dell'anno precedente, però se soprattutto per quel che riguarda le grandi città trovo una forma di compensazione che dal mio punto di vista non disprezzabile, il fatto di avere un mercato fatto da operatori seri che svolgono questo lavoro secondo degli standard di servizio, che puntano sulla qualità, non sulla lotta al prezzo più basso, eccetera, eccetera, è una cosa nella quale extraalberghiero, federalberghi, quello che siamo tutti contenti, andiamo tutti nella stessa direzione, e prendiamoci questa questa ripulita del mercato, e per cui magari dall'anno prossimo costruiremo su basi differenti la nostra offerta. Bene, allora io aprirei delle domande, non so se Rita voleva fare qualche ulteriore commento. Il tema su cui possiamo ragionare, anche con ovviamente interventi che i nostri ospiti possono fare quando lo ritengono, e a partire da domande che attendiamo da parte dei partecipanti al meeting, quindi come possiamo organizzarci per questa stagione lunga,
anche la stagione legata ai short breaks, break di tipo europeo, quindi con il riavvio dei low cost che in un qualche modo hanno consentito anche di poter lavorare bene a alberghi e a strutture ricettive extraalberghiere in questi anni, mobilitando persone e destagionalizzando, l'aspetto di come possiamo finire questa stagione in cui si fa la guerra dei prezzi e la guerra a ribasso, e poi si diceva Antonio che già molti stanno prenotando nel 2021, ma allora dobbiamo avere questa lunghezza d'onda e quindi essere pronti a evitare quello che magari ci vede impreparati oggi, cioè a maggio 2021, ovviamente fatte salvo, come dire, previsioni che non possono essere certe al 100%, cosa troverà in spiaggia, cosa troverà al ristorante già nel 2021, quali esperienze potrà fare l'ospite che aspettiamo a braccia aperte nella prossima stagione. Non so se chi vuole fare domande. C'è Francesco Valotto che chiede: c'è una qualche forma di stratificazione del target per la stagione allungata e del 2021? Incomincio, ma potete, è una domanda qui sulla chat, ma potete intervenire direttamente. Vi chiedo di presentarvi, di aprire video e quindi audio, di rivolgere magari ad uno dei relatori in modo particolare qualche domanda. Sottolineano il grande tema della confusione, per esempio in Sardegna si arriva dall'estero con voli dopo il 25 giugno, pare, e c'è il grande tema della comunicazione da parte di alcune regioni in grave ritardo, e c'è il grande tema delle regioni del Mezzogiorno anche che potrebbero essere più capaci di fare politiche COVID-free. Ci sono delle domande, chi vuole può intervenire direttamente, sono già queste prime due o tre osservazioni, chi vuole dei nostri relatori può intervenire. Quello che volevo dire è che sicuramente... Petro, io volevo dire una cosa. Vai Antonio. Prego. Ah, scusa Merita. Quello che volevo dire, cioè mio timore se volete, è che io sono convinto, sono molto tra l'altro positivo in confronto del futuro, perché sono convinto che ci sarà un turismo sì di prossimità ma europeo, per ragioni anche sanitarie se vogliamo, no? Perché magari oggi come oggi o anche domani o dopodomani andare non so, in Turchia o in Nord Africa a fare le vacanze magari non mi sentirei così tanto sicuro, proprio per una questione di organizzazione sanitaria. Detto questo, spero che tutto ciò non si traduca per esempio in un aumento dei costi, perché già l'Italia comunque è un paese caro per fare le vacanze. Spero molto che non, le persone non cerchino di recuperare quello che è stato perduto aumentando i prezzi, perché poi magari il turista medio straniero sceglie altre destinazioni, perché magari non dicono se lo può permettere, ma perché comunque trova molto caro. Così come spero che non rifacciamo gli errori che abbiamo fatto 7 anni fa con gli attentati in Nord Africa, dove comunque pensavamo che l'aumento del turismo fosse stato dato dal sole, dal bel sole, dalle spiagge. Poi hanno riaperto quel tipo di turismo ed è defluito, quindi non è stato fatto, è stato fatto ben poco, diciamo. Invece bisogna approfittare forse di questi momenti per organizzarsi e per strutturare un po' meglio il tutto. Tutto qua. Prego Rita. Sì, no, io sposo in pieno quello che dice Antonio, ed è una problematica notevole, nel senso che il discorso dei prezzi, che diciamo non abbiamo toccato in questo giro di tavolo, ma che è fondamentale, da una parte non bisogna svendere, perché calare il prezzo in maniera forzata diventa chiaramente, cioè inquini il mercato e rovini anche chi lavora bene, che quindi deve essere venduto a un giusto prezzo. Dall'altra però attenzione alla speculazione, cioè come dice Antonio non puoi pensare di lavorare quest'anno
per recuperare tutto quello che non hai fatto. Devi pensare di lavorare quest'anno al giusto per poter andare avanti e investire per l'anno prossimo. La problematica vera è di farlo capire a tutto un territorio, nel senso che tu puoi fare nel tuo piccolo una scelta di questo tipo, ma chiaramente se poi non la fanno un po' tutti quanti, come dici tu, giustamente la percezione del turista, che sia tedesco o altrove, è quella di un aumento generalizzato, che magari nel dettaglio non c'è, ma c'è generalizzato, e dice io piuttosto vado in Spagna o vado in Grecia. Allora questa è una problematica difficile da gestire singolarmente, perché io posso sceglierla, ma se non viene scelta in maniera, diciamo, uniforme, diventa difficile. Io non vi nego che in questi giorni ho litigato con alcuni fornitori del territorio dicendo proprio questo: non dobbiamo cadere nella politica del spenna il pollo, perché non paga. Quindi il giusto non bisogna svendere, ma non bisogna pensare che adesso quello che arriva bisogna raffare, perché non è questo il modo di andare avanti. Non è facile, purtroppo, proprio perché non c'è una progettualità. L'altra cosa importante sicuramente è quella di lavorare sulla lunga distanza, cioè pensare anche ai mesi di settembre. Adesso tutti quanti vedo anche qui, luglio-agosto, ma io sto pensando anche a settembre-ottobre. Io spero tanto a settembre-ottobre di poter riaccogliere gli stranieri, i tedeschi. Oggi mi è arrivata una prenotazione di Cilentano, cioè io voglio ripensare che in autunno io posso continuare a lavorare con gli stranieri, ecco, non voglio pensare solo a luglio-agosto. E come diceva anche Antonio, come diceva Giulio, come diceva Vito, pensare anche al 2021, cioè cominciamo a ragionare a cosa possiamo dare di meglio, di più nell'anno prossimo, sperando che tutto vada bene, cruciamo le dita, di più, quindi migliorare le proposte, essere più professionali, più originali, diversificare, valorizzare il territorio, cercando quindi di cogliere il buono che viene fuori da questa pulizia, chiamiamola così, che verrà fatta un po' dal mercato, che quindi porterà via anche un po' di tutto quel troppo che c'era e che alla fine faceva perdere il valore magari delle cose buone. Quindi e cercare di andare in questa direzione e il più possibile, io credo che bisogna fare rete, cioè cercare di coinvolgere il territorio, perché se non è il territorio che risponde in maniera uniforme, diventiamo dei Don Quixote, cioè andiamo tutti quanti singolarmente a combattere i mulini a vento, ma non funziona. Quello che dice Antonio, l'Egitto, la Spagna, perché ci hanno surclassato? Perché hanno lavorato in maniera uniforme. Cosa che purtroppo noi da buoni italiani abbiamo una gran difficoltà a fare. Quindi il mio invito a tutti quanti è cercare veramente di creare, di fare rete sui territori. Grazie Rita. Mentre sollecito eventuali domande, penso che siamo tutti convinti che oggi gli imprenditori seri che lavorano nel turismo sanno che perderanno, che sarà una stagione in cui dovranno essere aperti e chiuderanno i conti economici in passivo. Sarebbe anche interessante che questo lo capissero gli amministratori pubblici o chi è a capo dei sistemi turistici nazionali e locali, per comprendere come questi, tra virgolette, coraggiosi, di cui abbiamo tanto bisogno, hanno bisogno di essere sostenuti, proprio perché la battaglia è di lungo periodo. La battaglia è riposizionarci come prodotto Italia, con il Made in Italy, come oggi va di moda dire finalmente, abbiamo scoperto un po' l'acqua calda, nel giro dei prossimi anni, e quindi con sistemi turistici capaci di comunicare ad una voce sola, di lavorare nell'offerta turistica in modo integrato, quindi dall'affitto delle strutture ricettive piuttosto che alla mobilità nel territorio. Pensate, io non lo so, ma nella mia regione, io sono in Puglia, c'è un grande caos dal punto di vista dei trasporti, cancellazione di treni, pullman, ma penso che sia già in località dove, se uno non ha l'auto propria, è difficile. Ma anche vedremo come sarà possibile andare in auto, se dobbiamo mantenere il distanziamento sociale o meno, e ancora per quanto. Quindi il grande tema è la chiarezza,
ma anche il lavorare di lungo periodo con, come si dice, come diceva qualcuno qui nella chat, con una strategia che alla fine potrà farci recuperare rispetto alle presenze e anche continuare a scalare la classifica, diciamo, del turismo, su cui siamo sempre più in discesa, del turismo internazionale. C'è qualche altra domanda? Abbiamo ancora qualche minuto, altrimenti se c'è qualche altro... Una cosa volevo dire sull'aiuto, diciamo, tra virgolette, governativo, è che un invito a tutti quelli che ci ascoltano, è un mio pensiero, forse non sempre condiviso. Io credo che lo Stato, il governo, le regioni debbano aiutare il comparto del turismo seriamente, ma non debbano farlo con soldi a pioggia. Io voglio essere aiutata a lavorare, io voglio avere le condizioni per lavorare e mettere in campo le mie competenze e fare il mio business. Non voglio avere soldi a pioggia, che sono soldi che non creano investimento. Aiutami a investire, aiutami a far andare avanti il mio business, dammi delle indicazioni, delle strategie, e poi io come imprenditore, se sono un buon imprenditore, qui come dice Vito si vedrà la differenza, avrò cuore di sviluppare la mia attività. Invece il rischio è che arrivano i soldi a pioggia che vanno a finire nel nulla, cioè non diventano poi produttivi. Quindi anche lì attenzione, perché poi tanti soldi non sono produttivi. E invece noi abbiamo bisogno proprio del contrario, cioè di avere la possibilità di lavorare bene. Questo lo so che a volte sembra un po', come dire, molti non sono d'accordo, però io la vedo. Io, se posso, volevo intervenire non solo su questo. Volevo un po' fermare l'attenzione su quello che avevamo detto sulla possibilità di modificare la strategia tariffaria. E lì c'è un aspetto abbastanza importante, perché sì, è vero che non bisogna alzare il prezzo né abbassarlo, cioè avere una strategia che sia condivisa e che sia coerente. Però ci sono i rischi legati poi alla... No, i rischi, cioè le spese, i costi reali legati alla gestione dell'emergenza, che se per una struttura extraalberghiera possono essere limitati, per una struttura alberghiera possono essere già un po' più grandi, mi creo ancora di più il problema sul mondo dei trasporti, sul mondo del balneare, che non avranno... Mentre noi... diciamo accommodation, dobbiamo limitarci tra virgolette a implementare alcune procedure, e quindi i costi in qualche modo sono tra virgolette limitati, nel senso che dobbiamo gestire, mettere mascherina, mettere cose, però è una questione procedurale, perché poi in realtà gli alberghi, diciamoci la verità, le sanificazioni che vengono richieste per il Covid più o meno gli alberghi le facevano già, non c'è grandissimo di più da fare. Il problema me lo pongo nella ristorazione o nel balneare, dove aderire ai protocolli vuol dire ridurre le capacità di fare reddito. E allora in quel caso non è giusto, come dire, portare il costo su questo, però il rischio di aumenti dei prezzi ci saranno. Cioè se un Lido che l'anno scorso poteva far entrare 10 persone, quest'anno ne può fare entrare 5 alla volta, in qualche modo il rischio dell'aumento del costo come destinazione si pone, e sono d'accordo che non ce lo possiamo permettere, perché l'Italia è già un paese più caro. Quindi il problema è lavorare in questo tipo di strategia, cioè lavorare in questo, cioè questa crisi deve riuscire a farci arrivare a lavorare a una situazione di servizi migliori, quindi aumentiamo la qualità dei servizi, perché in realtà se ci pensiamo lavorando i protocolli Covid non fanno altro che farci lavorare un po' in qualità, perché avere 10 metri di spazio sotto una spiaggia è qualità invece di averne 6, non avere il vicino che mi tocca è qualità del servizio che diamo. Però è anche da considerare che ci sono comunque delle riduzioni di ricavi che possono influire sulla cosa. Il rischio è che il mercato
non riesca a supportare gli aumenti di costi. E quindi c'è il rischio che si aumentano i prezzi per poi, ecco, quando non c'è quell'imprenditoria professionalizzata che si diceva prima, io provo a tenere i prezzi più alti, poi sotto data mi accorgo che le cose non vanno, boom, e sbrago. E questo è il rischio che purtroppo si corre in questa stagione, secondo me. Dobbiamo chiudere, quindi chiederei un ultimo passaggio ad Antonio. Da imprenditore... Prego. Da imprenditore preferisco perdere dei soldi che dei clienti. Sono d'accordo. Perché questa è la prospettiva a lunga scadenza, tutto qua. Quindi cerco di mantenermi stretti i clienti, rimettendoci magari dei soldi e cercando di stare in piedi, perché poi questa sarà veramente la selezione naturale della specie. Chi resta in piedi poi ne trarrà dei frutti e secondo me ci sarà un miglioramento del turismo in Italia. Cioè il Covid ha fatto tanti danni, ma secondo me sarà anche una buona livella per certi aspetti. Chiederei a Vito magari di intervenire per un'ultima considerazione e poi a Rita. No, io sottoscrivo quanto hanno detto Antonio e Giulio, e aggiungo che una sfida potrebbe essere quella di provare per quanto possibile a destagionalizzare i propri business. Noi sappiamo che in alcune località c'è un modo degli imprenditori di vivere come stagionale il proprio business, quando in realtà ci sarebbero delle possibilità di allungarla questa stagione. È un'opportunità che spesso non viene raccolta per un modo di interpretare il proprio business che si passa di generazione in generazione. Proviamo a destagionalizzare, invece di chiedere cifre folli per un lettino, proviamo a vendere quel lettino anche a ottobre. Ma non è ovviamente un'accusa rivolta solo ai stabilimenti balneari, perché ne abbiamo parlato prima e qui mi è venuto questo esempio. Vale per tutti, proviamo a immaginare che possiamo avere una stagione più lunga e quindi con una stagione più lunga possiamo recuperare qualcosa piuttosto che ammazzare ogni prospettiva per gli anni a venire, perché diciamo trattiamo quelli che vengono qui come dei diciamo persone che ci devono far recuperare tutto quello che abbiamo perso. Non è eticamente corretto e non ci porterà a nulla, soprattutto, anzi ci porterà a qualcosa di certo. Perderemo nei prossimi anni una serie di possibili ospiti, mentre invece, ultimissima considerazione, io ritengo, e ovviamente c'è anche una serie di c'è tutta una letteratura che si sta formando su questo aspetto, che il brand Italia non esce per nulla indebolito, anzi da molti punti di vista sembra uscirne rafforzato. Quindi la voglia d'Italia non verrà meno, a meno che noi operatori non facciamo delle cose talmente turpi da far venir meno questa voglia d'Italia agli ospiti che verranno quest'estate. Come si dice in gergo, non ci dobbiamo dare le martellate sui coglioni, per dirla in maniera, diciamo, un po' così. Sì. Però alla francese, bravo. In effetti, no, il discorso che io facevo sui soldi era proprio quello, cioè cercare di contenere, quindi non dare soldi a pioggia, ma aiutare le persone a fare il loro business. Quindi se c'è una difficoltà oggettiva a mantenere il prezzo perché ci sono dei costi aggiuntivi, cercare di aiutarli in questo senso, in modo da non sporcare il mercato, piuttosto che dare soldi a pioggia. La stagionalità è una cosa di cui io parlo ormai da decenni, e anche lì lavorare sulle proposte, su le esperienze, perché la gente pensa, ecco, la cosa bella dei tedeschi o di altro, che vengono qui non per il mare, o meglio, vanno al mare, gli piace il mare, ma pensano che in costiera si possa fare tanto altro. Allora, in costiera si può vivere, ora parlo della costiera, ma ci sono mille altri posti in Italia, come i campi, 12 mesi l'anno, e in ogni mese puoi fare qualcosa. Allora, queste cose proponiamole, tiriamole fuori, pensiamole, coinvolgiamo le persone, perché non c'è, credo, nessuna regione in Italia che non possa lavorare praticamente 12 mesi l'anno.
tra attività sul territorio, attrazioni, sagre, feste, via dicendo, credo che sia veramente difficile trovare una zona in Italia che non possa lavorare sempre. Bene, io purtroppo sono costretto a chiudere, i tempi che ci eravamo dati li abbiamo più o meno rispettati, abbiamo sforato di qualche minuto, e allora io ringrazio moltissimo Vito Campanelli, Rita Covello, Giulio Gambardella e Antonio Motta per il contributo di idee e di prospettiva che ci hanno dato. Potremmo sintetizzare che quella che ci aspetta è una stagione lunga, o meglio allungabile, no? Ci auspichiamo, e quindi una visione non della stagione estiva per portare quei soldini che ci servono per poi, diciamo, tirare a campare, ma una stagione che va dal 15 giugno 2020 sino al 31 dicembre 2021, e quindi tutta quanto una programmazione di breve termine. Il breve termine dovrebbe essere proprio questi 20 mesi, questi 18 mesi di cui parlavo. Un grazie a tutti, ricordo che possiamo mantenerci in contatto con gli strumenti, il nostro web, la nostra newsletter e, diciamo, tutto il lavoro che comunque cerchiamo di fare come Artes per diffondere dal basso un turismo esperienziale e professionale che è proprio al servizio di coloro che poi accolgono i clienti nelle loro strutture. Quindi grazie ancora a tutti, una buona serata e alla prossima. Grazie a voi. A voi. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Anche questa è fatta.